Ciao belli, sono qui ancora con Paolo. Ciao. Che tra un condizionatore e l'altro mi ha chiamato e mi ha detto: guarda che sai che sto sistemando un paio di macchine un po' interessanti, direi, insomma, appena appena. Ma sì, dai, dipende dai punti di vista, però esatto, direi di sì. Insomma, direi di sì, anch'io sono d'accordo. E mi fa: vieni a vedere, perché insomma sto facendo un lavoro fantastico su un discreto motorino, vedete qua. Questi sono 12 cilindri made in Sant'Agata Bolognese, mi sembra di vedere. Assolutamente. Non vedo male, giusto? Vedi benissimo. Vedo benissimo. Quindi insomma, che cosa hai combinato? Io intanto con l'altra telecamera cerco di fare un po' di dettagli, di vedere un po' che cosa stai facendo. Intanto tu racconti. Ma niente, cosa sto facendo è quello che poi mi ha chiesto il cliente. E ha acquistato questo Countach, che è veramente un Countach S bellissimo, in un concessionario. Non era così bello e mi ha detto: guarda Paolo, mi piace, voglio rimetterlo completamente a nuovo perché sono innamorato di questa macchina, è il sogno della mia vita. La carrozzeria la faccio fare a Modena, in una carrozzeria specializzata. Per tutta la parte meccanica, per favore, occupatene tu. Per me è un onore, non è fare un favore a un cliente, e da lì siamo partiti. Quindi è venuto in officina, sbancato il motore, che non era così bello. Okay. La macchina è andata in carrozzeria Modena. Nel frattempo mi sono occupato di tutta la parte meccanica. Quindi cosa è stato fatto? È stato aperto il motore e da lì ho iniziato a fare un restauro totale, a partire dai carburatori che sono stati sabbiati, revisionati, cambiate le guarnizioni, fatti i livelli del galleggiante. Praticamente ho fatto tutta la parte meccanica e lavoro di messa a punto, che su queste macchine secondo me è il lavoro più complicato, ma è il lavoro che poi crea un risultato fantastico, perché su macchina a carburatore la messa a punto, ovvero la regolazione delle valvole, l'anticipo dello spinterogeno, allineamento carburatori, fa la differenza tra una macchina con una messa a punto perfetta e una macchina con una messa a punto mediocre. Cambia tutto. E da lì sono partito, ho iniziato, ho smontato il motore, l'ho aperto, tolti i coperchi per controllare le valvole, coperchi sono stati sabbiati, sverniciati, adesso ci siamo specializzati con la vernice, la verniciatura raggrinzante. Gianmarco, fagli vedere, perché secondo me è venuta benissimo, che ancora la vernice con quel metodo originale che si faceva ai tempi, perché Lamborghini, Ferrari, le supercar uscivano con questa, diciamo, chicca. E l'abbiamo ripresa, abbiamo recuperato tutte le varie vernici, tutti i vari passaggi, perché poi ci sono 4-5 passaggi da fare per avere questo risultato. E da lì è stato fatto tutto, tutta una messa a punto bellissima, dagli scarichi alla frizione che ho revisionato. Vabbè, questo volano è stato rettificato perché andava rettificato, certo. Maggiorato il disco della frizione, ho revisionato il cuscinetto reggispinta, perché di queste macchine, gli appassionati lo sanno, non esistono più. Quindi o li ripari o devi cambiare il gruppo frizione, mettere un sax, ma non è la stessa cosa. Beh, no, certo. Perché il cliente giustamente la vuole originale, l'originale glielo dobbiamo dare. Mi sembra giusto. Ma quindi, ma, aspetta, ma anche i carburatori li hai fatti tutti qua, tutti tu? Sì, mi sono messo qua dentro la passione, beh, per l'ira di mia moglie e della famiglia. Una domenica certo. intera, mentre pioveva, mi sono messo qui, dal mattino alle 7, certo. alla sera alle 8 ho finito i 6 carburatori, però con grande soddisfazione. Tutto fatto in casa? Tutto fatto in casa. Poi vi farò avere le foto, tutti i vari passaggi di lavorazione, tutto quello che è stato fatto. Vabbè, poi tutte queste cose ve le lascio eventualmente su Instagram, vi lascio qua sotto il link per andare a vedere tutto quanto. Beh, insomma, mi sembra che hai fatto un lavoro eccezionale. In sostanza. Beh, lo spero, questo poi me lo direte voi. E beh, non è la prima volta, non è il primo motore che faccio di questi Lamborghini, perché insomma mi piace e mi sono attrezzato, mi sono comprato anche delle attrezzature particolari, ho tantissimi pezzi di ricambio, perché poi man mano ho visto che in questo ambito nel tempo conosci artigiani, gente specializzata, per dire, che mi costruisce la guarnizione che non c'è, mi costruisce il pezzo che non c'è, tutto quello che serve lo facciamo e lo costruiamo. Quindi questa è la cosa. Per avere un risultato finale di questo genere bisogna arrivare nel tempo, negli anni, a fare queste cose. È veramente impressionante, guarda che meraviglia tutto quanto. Sì, poi a me, voglio dire, questa è una cosa che è pro del cliente, perché io poi quando prendo in mano una cosa non riesco a rimontarla come era prima, devo zincare, devo fare, ci perdo più tempo. Deve essere tutto perfetto. Sì, anche se il cliente non me lo chiede, poi io lo faccio di mia sponte, perché sono fatto così. Certo. A me piace vedere un risultato del genere. Sì, devo essere nuovo. Contento anch'io di quello che vedo. Fantastico. No, ma veramente. Mi domando se era così bello quando era nuovo, insomma.
Ma non lo so, mi auguro di sì. Mi auguro di sì. Mamma mia, è veramente un lavoro eccezionale. E quindi adesso che è tutto finito, bisogna rimetterlo nella macchina. Ecco, anche questa no? È un altro passaggio importante, delicato, perché certo. non è come la prassi di tutti i motori che smonto il motore e il cambio rimane in macchina. Certo. No. Sulle Lamborghini, sulle Countach e sulle Diablo, motore e cambio vengono smontati assieme. Qui manca ancora 1,70 m tra cambio e differenziale, quindi la lunghezza totale sarà questa e va smontata certo. In una fase sola e rimontata in una fase unica. Certo. Perché il motore viene infilato da questa parte e il cambio va all'interno dell'abitacolo, perché la leva del cambio è collegata al cambio direttamente. Certo. Quindi l'operazione cosa sarà? Infilare in modo verticale il cambio all'interno del vano motore e poi girato da sotto in una posizione unica, un movimento unico, deve essere sincronizzato perfetto perché il motore è dentro al millimetro. Poi vedrai, Marco, vi farò vedere. Ragazzi, segnatevelo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ora vi facciamo vedere la macchina qui così, poi faremo un video mentre fai questa operazione. Assolutamente sì. Questa è una cosa da vedere assolutamente, perché già solo come l'ha descritta sembra un film di fantascienza, va vista perché è bellissimo. Bisogna farsela sentire accesa, perché voglio dire. Ma io direi che possiamo anche andare a provarla in pista. In pista, che il cliente mi ha detto. Ragazzi, l'ha detto, eh? No, è vero, è vero. Ormai non l'hai detto e te la sei venduta, eh? Fatto, promessa. No, il cliente è d'accordo. Benissimo. Ho una pista a disposizione, ma non voglio. Non spoilerare niente. Vi faremo vedere. Secondo me, in pista, questa macchina dà delle belle soddisfazioni. Ragazzi. Iscrivetevi, mettete like, condividete, avvisate le nonne, gli zii, i parenti, anche la nonna, soprattutto la nonna, che sono quelle più interessate di vabbè, poi voglio dire, macchine che i tipi si ricordano, le nonne. Esatto, avvisate tutti, perché una Countach come questa in pista è uno spettacolo. Ci proviamo. È uno spettacolo. Vabbè, comunque andiamo avanti, perché sennò io poi, adesso che mi hai detto questa cosa della pista, sono un attimino, come dire, obnubilato. Bella sta frase. Torniamo seri un secondo. Quindi mi hai detto, abbiamo rifatto tutto quanto, ci sarà questa operazione degna di un balletto della Scala per rimetterlo dentro. Esatto. E poi la macchina è as good as new, come nuova. Sì. Dopo, avendo rifatto tutto, la macchina è praticamente nuova, perché meccanicamente è stato fatto, di carrozzeria è stato fatto un grandissimo lavoro, è stata sabbiata totalmente, riverniciata, smontata tutto, i brancardi, tutto. Io adesso parto dai serbatoi, a tutta la parte meccanica, trasmissione, semiassi, freni, cioè, tutto deve essere perfettamente funzionante. E lo sarà. E lo sarà, fantastico. Beh, ragazzi, che dire, dopo un video del genere io sono, non vedo l'ora, non c'è altro. Anch'io. Fantastico. Va bene, ragazzi, io direi che per il momento da Gian e Paolo per il momento è tutto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché ricordatevi che chi non si iscrive al canale è un sacripante.